tutti, sono Bertolo Alessandro di Nexus Lab, ci troviamo qua davanti con l'HTC One di nuova generazione, l'M8, device tanto atteso, abbiamo già visto in diverse altre notizie, ma questa volta lo possiamo toccare con mano. Sin da subito vi garantisco una ottima ergonomia, un'ottima sensazione, una struttura nuova, più tondeggiante, con un dettaglio soprattutto nella parte superiore, nella parte laterale, molto molto comodo. Come potete vedere, non so se riuscite a coglierla, la rifinitura del bordino, esattamente come il primo One, rimane molto bella. È veramente comodo da tenere, compatto, e pur pesando sui 160 grammi abbiamo comunque un'ottima tenuta, forse pesasse meno addirittura sarebbe peggio. A livello estetico poi inoltre troviamo confermati il sensore ultrapixel principale, doppio flash LED con due tipi di potenza, uno per luce calda, uno per luce fredda, seconda delle situazioni, e il sensore per la profondità, non è un vero e proprio sensore per la fotocamera, che ci aiuterà tantissimo in determinate situazioni, una delle più grandi novità da parte di HTC. Andiamo a scoprire una delle novità, che è la possibilità di sbloccare con il dito il device, esattamente come abbiamo visto anche su LG, possibilità solo di sbloccarlo, non di bloccarlo, vabbè, riproviamo, in effetti la possibilità è unilaterale nello sblocco. Troviamo il nuovo Blink Feed, che ha una struttura che va verso l'infinito, purtroppo adesso non siamo connessi alla rete. Blink Feed, come potete vedere, si sposa con questo colore verde, colori che si legano a determinate applicazioni. Il verde è legato a Blink Feed, ma troviamo tantissime altre applicazioni con colori diversi, tipo la galleria. Torniamo indietro, vi faccio vedere di nuovo la galleria. Come potete vedere, la galleria è su questo arancione rosso e sempre sarà così, cosa che dovrebbe favorire la navigazione tra applicazioni, in modo da avere un colpo d'occhio diretto sul tipo di prodotto e sul tipo di applicazione. Noi sappiamo che quella rossa è legata alla multimedialità e andremo direttamente nella applicazione tramite il multitasking. Se per esempio apriamo una foto, questa è una foto che abbiamo fatto in precedenza, possiamo modificarla. Le modifiche sono di diverso livello. Oltre alle modifiche che trovavamo con la precedente Sense, troviamo U-Focus, che tramite questa foto forse non si vede tantissimo, ma ci permette di selezionare un punto di fuoco preciso a seconda del liberamente, anche su diversi piani, non solo due piani ma anche tre e quattro piani. Primo piano ci consente di automaticamente dire il soggetto in primo piano rimane fisso e possiamo inserire un effetto nella parte posteriore. Il polarizzatore ci consente di inserire un effetto invece legato alla stagione. Poi abbiamo la dimensione, ci permette praticamente di navigare il soggetto in tre dimensioni. Molto carina questa feature, l'abbiamo vista anche dalla presentazione, funziona molto bene. Adesso abbiamo fatto una foto in fiera con parecchia gente, ma come potete vedere sin da subito non c'è nessun problema. Ritocco invece sono i classici ritocchi che non vi sto qua a illustrare, come anche i filtri, le cornici, gli strumenti classici che ritroviamo in questo smartphone.
Altra caratteristica, le casse stereo boom sound vengono potenziate di circa il 20%, possibilità di equalizzare l'audio precisamente per ogni singola frequenza. Preinstallato Fitbit, che molti di voi conosceranno, Fitbit che dà il meglio di sé soprattutto con un accessorio dedicato. In questo momento non possiamo fare login, ma più o meno lo conosciamo un po' tutti. Drawer che rimane a scorrimento verticale, questo non presenta grandi differenze. Zoe, purtroppo anche qua abbiamo bisogno della connessione. Proviamo a vedere un attimo la tastiera, tastiera molto semplificata, molto veloce. Come potete vedere si scrive molto bene, la tastiera è estremamente reattiva. Come detto, troviamo la mitica barra nera sotto, che è, non è più dedicata a niente, ma è solo un lato hardware. Praticamente le dimensioni non consentivano probabilmente di restringere maggiormente il dispositivo, e quindi ci troviamo con questa barra. Vi metto a confronto un Nexus 5 giusto per le dimensioni. Come potete vedere, entrambi i display più o meno da 5 pollici, leggermente più grande, circa un centimetro in altezza, più grande il One, che in effetti presenta delle dimensioni, soprattutto in altezza, non tanto in larghezza visto che è molto compatto, abbastanza generose, ma non dovrebbe essere comunque un problema. Troviamo anche il menu impostazioni delle aggiunte. Abbiamo per esempio l'aggiunta del questo menu personalizza con i temi. Come potete vedere, temi che si contraddistinguono per la presenza di colori differenti. Se cambiamo un tema, cambierà colore anche Blink Feed. A seconda quindi di un determinato tipo di tema, troveremo anche l'applicazione legata a un tipo di colore. Andiamo inoltre a vedere il risparmio energetico, un nuovo tipo di risparmio energetico. Abbiamo quello classico e abbiamo anche la possibilità, adesso ve lo trovo, un secondo. Allora, praticamente HTC ha introdotto il risparmio energetico in versione estrema, ovvero anche col 5% di batteria rimanente potremmo avere a disposizione ancora diverse ore di in stand by, cosa che consente appunto di poter godere di poter godere ancora per qualche ora, soprattutto in caso di emergenza, del cellulare, anche se non con tutte le sue funzioni. Infatti avremo sia il multitasking disattivato, sia i dati in background disattivati. Come impressione globale, quindi, questo HTC One M8 si dimostra essere validissimo, molto elegante, design migliorato, slot per la micro SD fino a 128 GB, 50 GB gratuiti su Dropbox, su Google Drive, quindi solo miglioramenti. Siamo in attesa ancora di un prezzo che verrà rivelato probabilmente tra qualche minuto. Speriamo in qualche sorpresa.